analizzando quello che sta succedendo in Africa, in Asia e soprattutto nel Medio Oriente, si può dire che il ciclo del potere imperiale degli Stati Uniti sta entrando nella sua fase finale? È evidente che oggi nella scacchiera internazionale si vive una situazione di grande confusione, seguita da momenti di equilibrio, una fase di studio, ma non priva di iniziative usate come assestamento di prova per lo scacco matto finale. Si è sempre in attesa che qualcosa succeda, visto che gli Stati Uniti non detengono più il comando unipolare del mondo come nel passato. Infatti le decisioni della Casa Bianca oggi sono incerte, a volte contraddittorie, perché il potere economico e quello finanziario degli Stati Uniti deve fare i conti con i paesi dell'area dell'euro, non solo, ma deve fare i conti anche con i BRICS, Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, che sono potenze emergenti con interessi politici ed economici assolutamente divergenti da quelli dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. Deve poi fare i conti con la Cina, che nel 2014 ha superato gli Stati Uniti nel volume di prodotti esportati, e la stessa crisi apparentemente finanziaria evidenziata in queste ultime settimane in Cina è invece effetto della crisi sistemica globale, oltre che degli assestamenti strutturali, economico-produttivi, interni, che evidenziano sempre più un gigante cinese, ma meno competitivo di prima, alle prese con una scelta di fondo sul piano economico-produttivo ormai fortemente dipendente, configurato verso forme di carattere di un capitalismo, neanche più tanto e soltanto di Stato, in crisi di sovrapproduzione, perché anche è crisi di sovraccumulazione. Per finire, l'impero statunitense deve fare i conti anche con le nuove alleanze dell'ALBA, che in America Latina ricercano nuove alternative nella transizione socialista, diventando in questo modo un riferimento mondiale per l'effettiva liberazione politica ed economica dall'imperialismo e dal capitalismo. Quindi, non avendo più la leadership mondiale, gli Stati Uniti devono prendere delle decisioni strategiche che, pur entrando in contraddizione con il loro passato, servono a giustificare le azioni per il futuro. Per esempio, oggi le eccellenze della Casa Bianca vorrebbero finalizzare un accordo con Cuba per accontentare alcuni settori della borghesia illuminata del Partito Democratico, oltre a far vedere che Obama vuole concludere la duplice vergogna storica degli Stati Uniti, cioè Guantanamo e il blocco economico contro Cuba. Nello stesso tempo, le stesse eccellenze del Partito Democratico danno carta bianca alla CIA per sferrare un attacco senza precedenti contro il Venezuela rivoluzionario bolivariano e chavista. Di conseguenza, negli ultimi 9 mesi si moltiplicano le aggressioni militari lungo le frontiere e crescono gli attacchi armati guarimbas in alcune città venezuelane, un'attività eversiva che l'esercito venezuelano sta controllando senza molti sforzi, mentre la complessità della guerra economica, che sta creando una situazione difficile al governo rivoluzionario del presidente Maduro, o anche perché sopraggiungono gli effetti delle manipolazioni mediatiche nell'ambito della cosiddetta guerra psicologica. Vorrei comunque ricordare che gli effetti della guerra economica non sarebbero così profondi se le antenne della CIA non avessero ottenuto la collaborazione degli uomini della DEA, che hanno permesso ai gruppi paramilitari colombiani di esercitare il ruolo di pretoriani, dando copertura ai narcotrafficanti riciclatisi per realizzare le lucrative attività di contrabbando lungo la frontiera con il Venezuela. Perché gli Stati Uniti oggi vogliono fare a tutti i costi accordi di compromesso, tanto che il presidente Obama ha rischiato di congelare le relazioni con Israele pur di concludere l'accordo sul nucleare con l'Iran? Quando gli Stati Uniti avevano la guida unipolare del mondo, seguivano una strada univoca di dominio che era anche più facile da interpretare. Per esempio, nel 1983 il governo di Granada, decise di costruire un grande aeroporto ricorrendo alla cooperazione cubana. In risposta Reagan sanzionò il Blitz utilizzando 7.000 Marines per invadere l'isola caraibica. Nell'87 il presidente del Burkina Faso, Thomas Sankara, dopo aver avviato un rivoluzionario programma di riforme strutturali, fu vittima di un vergognoso colpo di Stato promosso dalla CIA e lo SDECE francese.
Per capire meglio cos'è un potere imperiale, vorrei ricordare che tra il 1960 e il 1980, escludendo Costa Rica e Messico, tutti i paesi dell'America Latina e Centrale hanno sofferto colpi di Stato voluti e realizzati dagli Stati Uniti. In Medio Oriente fu a causa di questa geopolitica strategica che lo Stato sionista di Israele ha potuto rompere i fragili equilibri fissati nella regione dopo l'avventura franco-britannica a Suez nel 1957. Un'arroganza che è stata eternamente giustificata dalla Casa Bianca e dalle eccellenze di Wall Street. E a questo proposito vorrei ricordare che quando il Mossad sionista comunicò al Pentagono che Saddam Hussein aveva il progetto per costruire un prototipo capace di raffreddare l'uranio, immediatamente la Casa Bianca autorizzò il raid della forza aerea di Israele per bombardare tutti i laboratori segreti dell'esercito iracheno. Lucis in fundo, il generale Colin Powell si recò alle Nazioni Unite riuscendo a confondere l'opinione pubblica mondiale con la falsa tesi che l'Iraq aveva armi proibite che minacciavano il mondo. E tutti hanno creduto a questa favola. Oggi invece gli Stati Uniti, dopo il fiasco in Iraq, in Libano, in Afghanistan e in Siria, sono obbligati a sminuire l'alleanza con Israele perché hanno altre incombenze geostrategiche per le quali l'accordo con l'Iran sul nucleare è diventato prioritario. Infatti nel momento in cui il segretario di Stato John Kerry ha concesso all'Iran di poter costruire centrali nucleari per fini pacifici, in cambio ha ottenuto dal governo iraniano il via libera per immettere nel mercato mondiale quantità enormi di petrolio, per aumentare l'offerta e condizionarne il prezzo al ribasso, colpendo così i produttori ostili agli USA, a partire da Russia e Venezuela. Un'operazione quindi che, associata alle esportazioni dell'Arabia Saudita, fa abbassare lungamente il prezzo del petrolio, anche fino a $35 al barile. Infatti il governo sionista di Israele non aveva capito che questo accordo era di estrema importanza per gli Stati Uniti, perché con il prezzo del barile del petrolio ridotto di quasi $68, tutti i progetti di cooperazione e di sviluppo dei BRICS dovranno essere riformulati. Oggi possiamo affermare che se la guerra economica complessiva contro i BRICS andrà, come si dice, da ambienti degli organismi economici internazionali in auge nel 2018, quella contro il Venezuela e la Russia sono pesantemente in corso. Gli scenari conflittuali che oggi abbiamo nello scacchiere internazionale potranno ancora cambiare nel prossimo futuro? Certamente, proprio perché l'Unione Europea e gli Stati Uniti si stanno giocando la leadership del capitalismo mondiale e dell'imperialismo dei prossimi 30 anni, e quindi sarà in quest'ottica che ci saranno una serie di assestamenti geopolitici e geoeconomici che al momento possono sembrare contraddittori. In realtà corrispondono alle condizioni congiunturali del contesto geostrategico realizzate nell'ambito di quello che è il conflitto interimperialista mosso dalla cosiddetta competizione globale che si sviluppa in due livelli. Quello macro, dove la competizione cresce e commisura le aree economiche, le aree finanziarie, monetarie e commerciali a quelle istituzionali, mentre a livello micro la competizione globale si esprime direttamente fra le multinazionali e le imprese con maggiore gap tecnologico. Oggi lo scenario conflittuale che più mi preoccupa è quello nei paesi a capitalismo maturo, dove le differenti fasce di proletariato non sono ancora dotate adeguatamente di soggettività organizzata di classe, non sono preparate per affrontare i molteplici attacchi di quella che definiamo guerra sociale. Infatti, limitandomi all'Italia, che oggi sarebbe la nona o la decima potenza mondiale, la disoccupazione è arrivata al 12,8-13%. E molti dei giovani e della disoccupazione giovanile è al 44%, e molti giovani tra i 18 e i 30 anni sono condizionati da questa disoccupazione che al sud supera il 75%. Mi preoccupa anche lo scenario latinoamericano, perché sul fronte venezuelano, dove si sta sviluppando una guerra economica e psicologica eversiva contro rivoluzionari senza precedenti contro il governo bolivariano, a partire dalla Colombia e dalla Guyana, lì si gioca anche l'affermazione dell'autonomia, della sovranità, del diritto all'autodeterminazione dei popoli dell'America Latina.